Ciao a tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione. Oggi vi voglio parlare di un titolo, anzi di ben due titoli, due romanzi che letteralmente mi sono bruciato nelle ultime due settimane. Romanzi scritti da un autore che abbiamo già visto e già amato precedentemente. Io mi sono completamente innamorato di questo autore, ha un tocco, ha una mano davvero molto particolare, sia per quanto riguarda le descrizioni stesse che poi il modo in cui si approccia e sviluppa le storie. E quindi seppure una storia che si suddivide su più titoli, ammetto che ho deciso di chiudere un occhio e fidarmi completamente. E così è stato, mi sono trovato alla grande, mi sono trovato benissimo e sono rimasto completamente elettrizzato. Oggi infatti vi vorrei parlare della Trappola e l'Azzardo, scritti da G.B. Twistle, editi entrambi da Streetlib. Per spiegarvi al meglio l'idea che io mi sono fatto di questo titolo, vi farò questo grandissimo paragone. Avete presente la serie degli Ocean, i film Ocean 11, Ocean 12, che vedeva come protagonisti questa banda di geni del male, di geni della truffa, che facevano un po' la qualsiasi per poter fregare il prossimo, ma non con fine meschino, ma a fine buono, quindi cercando anche di aiutare il prossimo. Bene, è quello che succede in maniera un pochetto più ridimensionata all'interno dei due titoli, perché i nostri protagonisti saranno dei geni della truffa, saranno dei Robin Hood 2.0 che cercheranno di aiutare le povere persone e qualche volta anche la loro saccoccia a discapito di persone che non si sono proprio comportate bene, di persone meschine, truffaldini, persone che hanno deciso di fare un po' i furbetti con la società e a discapito anche di tutte quelle povere persone che non vivono proprio nell'oro. Il gruppo dei nostri protagonisti è formato da ben 4 persone: Harry, Pat, Daniel e Beatrix. Beatrix è sicuramente la leader indiscussa, protagonista indiscussa di tutto il titolo. Ciascun elemento è fondamentale all'interno della trama stessa, ma anche all'interno del gruppo, perché avranno dei compiti ben precisi e un approccio tra di loro davvero molto particolare, perché il gruppo sarà formato da personalità molto molto strane, come ad esempio Daniel è molto paranoico, è pieno di fobie, è pieno di paure, conta le mattonelle, ha paura della puzza di gas in ogni casa che entra, però è un genio dell'informatica, è un hacker provetto e potrebbe fare davvero la qualunque con un computer vicino. Quindi ora, appena avrete sentito la descrizione di questo gruppo fantastico, fortissimo, vi sembrerà proprio strano come inizierà la trappola, perché la trappola inizierà in un modo davvero molto particolare, partirà proprio in quinta. I nostri ragazzi che si trovano all'interno di una tavola calda e verranno avvicinati da Jensen è un poliziotto corrotto che ha deciso di ricattare il nostro gruppo, di ricattare i nostri amici, e se non staranno al suo gioco, non faranno determinate azioni, si ritroverà in gattabuia, senza soldi, con le famiglie rovinate. E che cosa devono fare? Devono truffare un imprenditore che diversi anni fa a sua volta aveva truffato i propri clienti, derubandoli di centinaia e centinaia di milioni. Devono architettare una sceneggiata, un qualcosa, e cercare di rubargli almeno $1 milione. Gran parte andrà in Jensen, mentre i nostri poveri ragazzi si accontenteranno delle briciole. Inizialmente il gruppo non è proprio favorevole, sapete, stare ai giochi di potere, stare in mano di un poliziotto corrotto non è proprio il massimo. Ma il rischio più grande è quello che possa succedere qualcosa alle famiglie dei nostri amici, quindi il gioco realmente non vale la candela, e quindi accettano. Il titolo si svilupperà in un modo davvero molto molto particolare, perché i nostri amici cercheranno un po' di organizzare questa truffa, questa trappola perfetta, facendo leva sui difetti e sui punti deboli della vittima. Quindi ad esempio la vittima ha un debole per il gioco d'azzardo e quindi faranno in modo e maniera per farlo avvicinare al gioco d'azzardo, con pubblicità, con cartelloni, infine proprio a qui a creare un casino nato dal nulla. In pochissimi giorni sto tizio passerà per la via centrale che usa di norma praticare e si troverà un casino.
Tra la trappola e l'inganno c'è una leggera differenza. Il secondo titolo è sicuramente molto più riflessivo, sicuramente un po' meno carico d'azione rispetto al primo, però l'ho trovato un titolo più saldo e un titolo migliore, perché conferisce a tutti i vari personaggi un bel background, perché i personaggi sono davvero molto caratterizzati, cioè voi li amerete alla follia. Soprattutto Beatrix, Pat, Harry sono davvero eccezionali. Però in questo secondo volume ci sarà più spazio anche per quelli secondari, ci sarà più modo di conoscerli meglio. L'azione ovviamente non mancherà, però non sarà un ritmo così serrante come avviene proprio nel primo. Però ci sarà per tutta la durata dei due racconti un'ansia perenne. Spero anche in un terzo titolo, perché finisce il secondo in un modo che vi farà cadere nuovamente la mascella. Però ci troviamo dinanzi a due bei romanzi. Io adoro il genere, quindi magari ecco, posso essere anche di parte, però io l'ho trovati ben fatti. Ci sono alcune pecche apparenti, cioè nel senso che nella trappola, il primo romanzo, ci saranno alcuni dialoghi che quando li ho letti ho storto un po' il naso dicendo: Madonna, sono così irreali. Poi ho capito che faceva parte di tutto, di un tutto. Cioè anche i dettagli più piccoli che vi possono sembrare fuori posto hanno il giusto posto, hanno la loro dimensione. E poi quando vi troverete verso la fine dei due racconti, resterete con la bocca aperta perché riuscirete a mettere tutti i vari tasselli insieme, capirete la bellezza di questo enorme quadro, di questo enorme puzzle che vi si è palesato davanti. Sapete, io non amo leggere i romanzi con foga, me li godo. Però io questi li ho letti davvero, credetemi, l'ho letto in una settimanella entrambi, dandomi un pochetto di qualche giorno di sosta tra una lettura e un'altra. Però credetemi, me li sono davvero divorati, davvero bruciati. Le descrizioni sono assurde, ci sono anche delle profonde riflessioni sui difetti dell'essere umano, sul peso delle proprie azioni e sul peso delle conseguenze delle proprie azioni, sulla precarietà della vita. Ci sono delle profonde riflessioni anche sulla psiche umana, sulle paure, su tutto ciò che poi comporta quando ci si rapporta con qualcuno. Quindi è un ottimo titolo a 360 gradi che vi consiglio assolutamente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa vi è sembrato di questi due titoli, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti e anche il perché. Vi ricordo che qui sotto nell'info box vi lascerò i due link per acquistare queste piccole meraviglie. Fatelo perché ne vale davvero la pena, sono due piccole perle che dovete recuperare assolutamente. Vi ricordo sempre che qui sotto nell'info box troverete il link a tutti i miei vari social network e vi ricordo sempre di mettere un bel like per supportare le mie recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Questi piccoli video estivi tra il caldo, il disagio e altro terminano qui. Ci sarà un po' una piccola pausa estiva perché ormai ci stiamo avvicinando ai mesi più caldi, sapete, registrare in casa mia che è molto calda e a Foggia che ci sono 40 gradi all'ombra non è proprio il massimo. Quindi vi ringrazio, vi ricordo sempre di continuarmi a seguire su tutti i vari social, di continuarvi a vedere le recensioni, magari vi è scappato qualcosa. E non vi preoccupate che a settembre tornerò di nuovo con il mio faccione pieno di disagio e con i miei scleri quotidiani. Per ora è tutto, ma solo per ora Ashura e l'azzardo e la trappola vi salutano e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!